Ciao a tutti ragazzi, io sono The Lioner e sono qui con un video un po' breve ma importante perché voglio spiegarvi un evento che c'è in questa settimana su APB, ovvero i Blood Money. Innanzitutto vi lascio anche la pagina del forum ufficiale di APB dove si parla di questo evento, però essendo in inglese magari non è chiara per tutti, quindi vi faccio anche vedere la pagina che noi abbiamo scritto io e quelli del mio clan sul nostro forum di Italia Fucking Handsome, dove ci sono scritte le cose in italiano e magari sono anche più chiare. Venendo al dunque, in questo evento si possono vincere fino a 2100 G1C. Come si fa a vincerli? È molto semplice, basta killare più criminali possibile. Innanzitutto, però, dovete sapere che si può fare un massimo di 100 kill giornaliere, ovvero una kill corrisponde ad un G1C con un'arma, diciamo, a vostro piacere, quella che voi preferite. Se invece utilizzate delle armi shoppate, ovvero quelle che potete trovare nell'Armas, invece di guadagnare un G1C per ogni kill, se ne guadagnano due, quindi raddoppiano. In più c'è, diciamo, una cosa un po' particolare che è l'arma del giorno, ovvero praticamente ogni giorno APB metterà nell'Armas in alto la prima arma che vedete sarà quella del giorno. E se voi utilizzate quell'arma per fare le vostre kill, otterrete 3 G1C per ogni kill. È molto semplice, voi dite: ma come faccio se io non ho l'arma? Beh, potete andare sull'Armas, prenderla in trial, ovvero provarla, vi durerà solo 30 minuti. Oppure se siete premium 3 ore e quindi sarà più facile riuscire anche a ottenere maggiori G1C. Per avere un'idea più chiara sulla questione dell'arma del giorno, basta andare sull'Armas, vedere qual è la prima arma in alto, in questo caso per il 20 novembre era l'Argo Tetraces, prenderlo e provarlo. Io in questo caso, non essendo premium, avevo solo 30 minuti. E niente, poi bisogna andare alla posta, ritirare l'arma e da lì partono i 30 minuti nel quale dovete cercare di fare il maggior numero di kill, perché essendo appunto l'arma del giorno, ogni giorno quindi cambia, invece di avere un solo G1C ne avrete 3 per ogni kill. Per adesso diciamo che è tutto abbastanza chiaro, c'è solo un'altra cosa da dire, ovvero una specie di difficoltà di questo evento, che è quella che se voi killate per ad esempio 20 volte il solito criminale o il solito enforces, non vi conteranno come 20 kill, ma come se ne aveste fatta solo una. Quindi voi, siccome il maggior numero di kill giornaliere è quello di 100, dovrete uccidere 100 persone diverse. Lo so che è difficile, però siccome vi porta poi ad avere, appunto, se utilizzate l'arma del giorno fino a 2100 G1C, direi che è una cosa un po' importante ed è giusto provarci. Io niente, non ho altro da dirvi, se non andate a giocare, fate più kill possibili perché l'evento dura giusto questa settimana, ovvero dal 20 novembre fino al 26. E niente, io vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!